Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi nello shop di Fortnite utilizzando il codice creatore ASGAR. E quando comprate una skin o un emote, vi ricordo di taggarmi su Instagram in una story in modo tale da ripostarvi sul mio account ufficiale. Ciao ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché abbiamo delle novità importanti riguardanti l'evento della Season 10. In teoria dovrebbe esserci qua il Lolly con noi. Lolly ha finito il suo teatrino? Vabbè, facciamolo divertire un attimo. Perfetto, poi quando ha finito ce lo dice. Salve, signor Lolly. Allo. Siamo qui davanti al nostro buco nero, dalla nostra singularity, dalla nostra singolarità, perché questa roba si dovrebbe chiamare singolarità, che è praticamente l'inizio del buco nero. Vabbè, poi vi andiamo a spiegare tutto durante il video. Oggi siamo qui con il Lolly perché appunto abbiamo delle cose interessanti da dirvi. Come sapete, tutte le cose che sono successe durante l'evento le abbiamo azzeccate praticamente quasi tutte. Tra l'altro alcune cose che avete visto durante l'evento le abbiamo azzeccate mesi fa, tra l'altro. Lolly, dove stai guardando? Cosa succede lì in alto? Non lo fare scoppiare, almeno quando ci siamo noi dentro, per cortesia. Tanto vi volevo ringraziare, volevamo ringraziare perché la live dell'evento è stata la più seguita in Italia. Abbiamo ittato quasi 30.000 spettatori durante l'evento. E poi vi devo ringraziare perché abbiamo mantenuto una media 15-20.000 spettatori poi durante tutta la live. Quindi veramente grazie. E vi ricordo tra l'altro che il 1° agosto, il data dell'uscita della season 10, farò una live sempre insieme a Lolly, quindi ci potrete vedere sempre sul canale dalla mattina alle più o meno 9, 9 e mezza, perché tireremo fino ovviamente ad evento, a season inoltrata. E io direi che è il momento di dirvi un po' di cose. Durante l'evento il mostro ha perso. Io purtroppo Lolly ero team mostro, dannazione. Speravo che vincesse il mostro, invece no, perché purtroppo su Fortnite a quanto pare il bene deve vincere sempre. Allora io direi di andare subito alla spada, perché ragazzi, come sapete, questa spada qui è stata presa da Pinnacoli Pendenti. Noi sapevamo che sotto questa cosa qui ci sarebbe stata una spada, sarebbe stato un qualcosa, ed eccolo qui. È abbastanza inquietante perché qua vedo una pietra nera, una pietra oscura. Sembra una specie di sfera che si deve accendere. È vero. What? Posso farti vedere cosa è successo nell'evento? Ah sì, dai, vediamo se c'è una riproposizione dell'evento. Okay. Grazie mille signor Lolly per questa riproposizione esattamente identica all'evento. Se voi ci avete fatto caso, se vi avvicinate alla spada, guardate un po' che texture ha la spada. Ah, la texture viola. Vi ricorda qualcosa questa texture viola? Ha un senso questa cosa. Perché? Perché questa spada appunto proviene dalla potenza del cubo che è stato assorbito dalla mappa di Fortnite. Quindi praticamente il robot, quando ha estratto la spada, ha estratto questa roba qua. Un'altra cosa interessante, ragazzi, guardate sotto com'è fatta la spada, che roba che non avevo notato, ma che ho notato solo facendo il glitch e andando in creativa. Guardate che cosa c'è qua. La spada ha le doppie punte. Fateci sapere cosa ne pensate dell'evento, se vi è piaciuto o meno. A me personalmente è piaciuto tanto, sapendo che comunque esisterà un altro evento. Ci avete fatto caso che il mostro, una volta che è stato infilzato dalla testa, si è subito disintegrato? Non è una cosa che secondo me è da tralasciare, perché appunto si parla di viaggi nel tempo. Pare che questa spada, quando hitti questo qualcosa, faccia andare in avanti nel tempo di centinaia e migliaia di anni le cose che hit. In questo caso, ragazzi, se ci avete fatto caso, è la prima cosa che mi è venuta in mente, tra l'altro in live ve l'ho detta, il mostro si è subito disintegrato e, se vedete, è subito cresciuto questa specie di muschio, Lolly. Ah, proprio instant. È come se praticamente fosse andato avanti di migliaia di anni. Un'altra cosa interessante è, ma perché il robot non è restato nella mappa ma se n'è andato nello spazio? Se vi ricordate, 2 giorni prima dell'evento vi abbiamo fatto vedere il glitch nello spazio, abbiamo visto che c'era effettivamente un'altra dimensione. Abbiamo provato di riandare nello spazio sia in live ma sia anche oggi, e abbiamo visto che quella dimensione è sparita. Quindi probabilmente quando il robot se n'è andato nello spazio hanno tolto quella dimensione attraverso una patch, attraverso un qualcosa. Quindi quella dimensione non esiste più. Perché secondo te il mostro se n'è andato e non è semplicemente tornato a impianto a pressione? Magari scrivetelo qua sotto nei commenti. Io ho la mia teoria. Intanto, secondo noi, almeno, no, Lolly, dai prima la tua teoria, dai, poi do la mia. Secondo me il robot è andato a recuperare il razzo per portarci via dall'esplosione che ci sarà all'utile, che comunque la palla. Pare che la singolarità, quella specie di stella che è compressa, come tipo Big Bang, praticamente quello che pensiamo noi, che quella roba lì sia una roba super condensata che a un certo punto esploderà. Molto probabilmente quello che pensa il Lolly è che non ci sarà
un evento in game, ma sarà all'interno del trailer della season 10, dato che comunque nel trailer della season 9 si vede il vulcano eruttare, e invece nel trailer della season 6-7, non mi ricordo quando, il cubo usciva da Lutley. Quindi è molto probabile che un evento così grande, cioè l'esplosione della mappa, non verrà fatta vedere in un evento, ma verrà fatta vedere solo in un trailer. Effettivamente, ragazzi, è quello che ho pensato anch'io. Sarebbe stato figo che la mappa esplodesse in un evento live. Però abbiamo pensato che sarebbe un evento troppo pesante da fare, perché voi pensate le milioni di persone che tra l'altro si sono saltate l'evento perché non sono riuscite a entrare in questo evento. Voi pensate in un evento del genere, molto probabilmente faranno come hanno fatto anche in season passate, metteranno praticamente l'esplosione di questo buco nero, di questa roba qui, all'interno di un trailer, appunto, che potrebbe essere probabilmente quello della season 10. Anche se io spero che facciano un evento particolare pre-season, anche se la vedo molto difficile, anche perché l'evento sarà la mattina, la season 10 partirà la mattina. Non credo che facciano un evento, a meno che non lo facciano il giorno prima, ma la vedo molto difficile. Tra l'altro, che giorno è, scusami Lolli, l'1? L'1 agosto. L'1 agosto è un giovedì. Probabilmente, ragazzi, una roba che un po' mi ha fatto cadere le palle. Io speravo che ci fosse un evento in game, invece molto probabilmente non sarà. Che poi, pensandoci, però, Stormy, come fa ad esserci un evento in game se la mappa esplode? Cioè, poi dove andiamo? Io pensavo che facessero una roba tipo cubo, che ce ne andiamo in un'altra dimensione e poi ritorniamo da qualche parte. Chiama Bob, in America lo chiamano Bob. Questo Bob dovrebbe avere più fasi. Adesso, in questo momento preciso istante, siamo alla terza fase. Se voi andate nel gruppo di Fortnite Space Leaks, avevano già messo i suoni che adesso state sentendo da qualche giorno fa. Quindi questo Bob avrà più fasi. Se vedete, piano piano si sta lentamente crepando sempre di più. Un'altra cosa interessante che Dolly, a parte che le crepe, se tu ci pensi quante crepe ci sono su Fortnite, un botto. Ci sono le crepe qui, c'è la crepa piccopolare, la crepa nel cielo. Al cubo. Quando stava per esplodere l'evento della farfallina. Esattamente, l'evento della farfallina. Ci sono crepe ovunque, se ci pensate, in Fortnite. Ma passiamo alla teoria un po' più particolare. Io prima vi parlavo di viaggi nel tempo, no? Quindi che la spada vittava e vi portava avanti di migliaia di anni. Una stessa cosa che potrebbe succedere adesso. Una cosa interessante, che è venuta fuori, interessante, che ho trovato su Reddit, è che questa roba qui in realtà ci farà tornare indietro nel tempo. È come se fosse una specie di portale, o qualcosa del genere, che ci riporta indietro nel tempo prima che accadano tutti gli eventi, prima che accadessero tutti gli eventi. Quindi diciamo che in season 3, se non sbaglio, non c'era ancora niente in season 3. No, inizio no. Season 3 non c'era ancora niente. Quindi può essere che in realtà non ci sarà una mappa completamente diversa, anche se io ovviamente lo spero, ma potrebbe esserci la mappa della season 3 e una nuova storyline. Quindi praticamente il tempo si riavvolge, ma gli eventi saranno diversi. Potrebbe essere una cosa del genere. Devo dire che proprio riguardo questa cosa, pochi minuti fa, all'interno dei file di gioco è stata raggiunta Rapide Rischiose, che era il cinema che stava in alto a destra nella mappa, dove sta ora il vulcano. Potrebbe esserci un'inversione del tempo. Anche se, ragazzi, io spero, perché Fortnite comunque deve cambiare. Quindi io spero davvero che ci sia un cambio totale della mappa, cioè l'esplosione e una rigenerazione totale della mappa, con nuovi luoghi ovunque. Un'altra cosa interessante che abbiamo notato durante l'evento, probabilmente voi ci avete anche fatto caso, ma il mostro, quando viene qua dal mare, non va verso il robot. Il mostro va direttamente verso il Nexus, come se volesse proteggerlo, oppure come se volesse impossessarsene. Non ho capito perché abbia tirato un pugno contro, appunto, questo portale che poi porta verso il Nexus. Ma una cosa strana è che proprio lui si sia diretto qui, come se lui sapesse già che cosa ci fosse all'interno. Tra l'altro, a proposito, pare che durante l'evento Unvault questa sfera ci fosse già. Se vi ricordate, durante l'evento Unvault noi in live avevamo visto che c'era questa sfera e non capivamo che cosa consisteva. E se ci facevate caso, pareva che il mostro stesse guardando cosa sta succedendo durante l'evento, perché adesso vi faccio vedere delle immagini. Dentro praticamente queste colonne si vede un occhio, e pare proprio che fosse quello del mostro. Io lo dicevo, nessuno mi credeva. Neanche io ti credevo, Lolli, invece probabilmente avevi ragione. Vedi, io so tutto. Per difendere probabilmente questo Nexus qui, probabilmente per difendere pinnacoli pendenti, perché alla fine questa roba qui dà energia a pinnacoli pendenti, va verso il mostro e all'ultimo praticamente decide di prendere il potere, come in Capitan Marvel, prendere il potere del Nexus, assorbirlo. Solo che cosa ha fatto? Lui in realtà non voleva prendere e assorbire questo potere, perché così facendo praticamente ha destabilizzato
creato questo portale, questo Nexus. Così probabilmente andrà avanti la storyline. Quello che è balenato ad alcuni utenti su Reddit è che questo è un buco nero e il robot in realtà è andato in un'altra dimensione, comunque su un altro pianeta, a far partire un altro buco nero, così creando un wormhole. Vabbè, ovviamente ragazzi si parla di teorie molto epiche, molto fighe, però potrebbe essere che questa roba qui in realtà è un portale, e questo spiegherebbe la teoria dei passaggi. Quello che sarà nella season 10 sappiamo qualcosa, ovviamente sappiamo che la mappa cambierà, sappiamo che questa roba esploderà oppure ci porterà in un altro luogo, però non sappiamo effettivamente il robot dove cacchio sia finito, cioè perché non ha senso che se ne vada nello spazio. I prossimi giorni usciranno sicuramente altri leak e altre cose per capire poi meglio che cosa succederà nella season 10. Noi ovviamente vi terremo aggiornati. Questa serie di video che vedo che vi piace molto, vi ringrazio il Lolly, grazie a te per aver partecipato a questo video. Mi raccomando, fateci sapere qua sotto nei commenti le vostre teorie e i vostri predict riguardanti la season 10. Noi vi abbiamo detto però che molto probabilmente, anche secondo il gruppo di Fortnite Space che adesso vado ad aprire, l'evento non ci sarà. Molte persone sostengono che il Nexus, la sfera che si è formata dopo l'evento Cactus Doggus, esploderà a fine season 9. Può essere una teoria plausibile, ma allo stesso tempo non veritiera. In che senso? Nel senso che, quindi, c'è una buona probabilità di vedere nel trailer della season 10 il Nexus che esplode, perché no, distruggere quindi a sua volta tutta una mappa. Quindi, come vi abbiamo detto, probabilmente questa roba qui succederà semplicemente nel trailer, come la meteora, come tutte le altre cose che sono successe un po' più giganti, ecco, da far vedere. Tra l'altro, piccolo easter egg, se vi ricordate, la meteora ha fatto tutto questo danno. Due mostri invece che si sono scannati, sono crollati su montagne, su cose, e non hanno distrutto nemmeno una cazzo di paleolica, perché se non sbaglio il mostro, comunque il robot, sono caduti più o meno in questa zona e non hanno distrutto nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa, e noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!